Buongiorno e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone. Oggi il nostro gradito ospite per parlare di lavoro, di imprese, di sviluppo ed economia è il consigliere e membro della Giunta della Camera di Commercio di Messina, Torino Genovese. Buongiorno e benvenuto Genovese. Buongiorno, grazie, bentrovati. Ecco, presentiamo innanzitutto ai nostri ascoltatori di OK Italia Parliamone chi è il nostro ospite. Genovese è in Camera di Commercio in rappresentanza dei sindacati dei lavoratori e più in particolare della CISL, nella quale ha militato dal 1991 e per ben 3 mandati, ricordiamo dal 2008 al 2019, ha ricoperto la carica di segretario generale della CISL di Messina. Genovese, la gran parte delle imprese italiane, possiamo dire anche di quasi tutti i settori, sono state duramente colpite dalle tante misure necessarie messe in campo per contrastare la pandemia del Covid-19. Il Covid ha anche comportato in molti settori produttivi uno stravolgimento delle condizioni lavorative con pesanti conseguenze sul mercato del lavoro, ma allo stesso tempo dobbiamo anche dire che ha aperto le porte ad un vero e proprio cambiamento anche negli stili di vita dei lavoratori e nell'organizzazione lavorativa delle aziende. Le chiedo, da esperto del mercato del lavoro, ma anche da professionista che ha speso una vita e continua a farlo per la difesa dei lavoratori, lei pensa che si stia andando verso una nuova normalità del mercato del lavoro? No, non lo penso. Credo invece che bisogna prendere coscienza e consapevolezza che la pandemia, quello che è accaduto, le ricadute che ci sono state sul mondo del lavoro, sulle aziende, sulle imprese, sugli stessi lavoratori, necessitano di un momento di riflessione seria e concreta, e soprattutto si va in una direzione che secondo me in questo momento ancora viene leggermente sottovalutata, nel senso che io vedo una spinta, probabilmente anche una corsa eccessiva, al ritorno alla normalità, come se nulla fosse accaduto. In realtà, invece, il peso delle ricadute della pandemia sono state e sono significative, non solo e non tanto rispetto a quello che è quello che sono state le chiusure forzate, il ricorso agli ammortizzatori sociali, ma anche quello che sono le classiche fasi di organizzazione del lavoro. Il lavoro ne è uscito con le ossa rotte, a mio avviso, tranne quei settori che obtortocollo e fortunatamente sono state nelle condizioni comunque di garantire il proseguo della marcia e quindi anche del sostentamento e del funzionamento degli elementi basilari della nostra nazione. Il resto invece ha avuto una ricaduta pesante. L'ha avuta perché questo stop non solo ha necessitato di supporti, di sostegni, ma ha anche fatto emergere, a mio avviso, anche dei forti elementi di contraddizione. Mi riferisco per esempio a tutte quelle aree di lavoro nero che sono emerse prepotentemente, perché alla fine si è scoperto che molti lavoratori non potevano accedere agli aiuti, alla cassa integrazione, al sostegno comunque che ne veniva, e se laddove in particolare non fossero intervenuti gli enti territoriali, i comuni, la regione, non avrebbero avuto neanche di che sostentarsi. E quindi questo ha creato un ulteriore stacco, disparità, ha fatto emergere ancora di più come c'è un vulnus che ha bisogno di interventi radicali. Questo ha alimentato, a mio avviso, anche un'altra considerazione, e cioè che la produzione, le attività economiche di impresa hanno bisogno di un ripensamento, non solo dal punto di vista istituzionale, ma anche dal punto di vista organizzativo. Quello che noi stiamo assistendo oggi, cioè la delocalizzazione, le aziende, le multinazionali che chiudono, ma soprattutto le piccole e micro aziende che
incontrano notevoli difficoltà, hanno a mio avviso l'esigenza, e tutti noi abbiamo l'esigenza, che vengano ripensate, che vengano ristrutturate, che vengano ricollocate. Si apre cioè una grande opportunità, a mio avviso, se la sappiamo cogliere, ed è l'opportunità della legalità, l'opportunità della riorganizzazione, l'opportunità della riqualificazione professionale dei lavoratori, che devono anch'essi e possono avere anch'essi una opportunità straordinaria slegandosi da quello che è l'assistenza. Molto chiaro. Ecco, le chiedo anche alla luce di quello che ci ha appena detto. Ecco, in questa fase che possiamo definire veramente importante e delicata per il nostro paese, le Camere di Commercio, ricordiamo, lei appunto siede sia in Giunta che in Consiglio, ricoprono, possiamo dirlo senza rischio di essere smentiti, un ruolo da protagonisti. Questo perché? Perché voi avete un punto privilegiato di ascolto e anche di interpretazione delle tante istanze sia delle imprese che dei lavoratori. Genovese, secondo lei le Camere di Commercio sono però pronte a fare la loro parte in un mercato del lavoro che, come abbiamo detto, è in totale trasformazione? Le Camere di Commercio, significativamente anche quelle di Messina, sono pronte, al netto di qualche appesantimento, di qualche problema che è anche molto grave, che per esempio noi abbiamo. La riorganizzazione complessiva delle Camere di Commercio in Italia, a seguito della legge Madia, ha rivoluzionato in parte il ruolo e le funzioni, ma ha anche compresso quelle che possono essere le disponibilità economiche, facendo emergere ancora di più il divario tra camere ricche e camere povere. In Sicilia in particolare, noi ancora purtroppo ci portiamo sul groppone il peso del sistema previdenziale. È un'anomalia, e cioè le camere di commercio siciliane pagano le pensioni agli ex dipendenti. Sì, è un caso unico in Italia, che indubbiamente porta un appesantimento nelle casse, nel bilancio locale. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che la Camera di Commercio di Messina è una di quelle che non viene accorpata, comunque, giusto? Sì, sì, assolutamente. Noi abbiamo fatto una battaglia significativa in questo senso. Oggi possiamo dire di aver avuto ragione anche per quello che sta accadendo con il precedente accorpamento, lo scorporo e un riaccorpamento ancora più complessivo di quello che è stata la Camera di Commercio del Sud-Est, Catania, Siracusa e Ragusa. Questo chiaramente è un valore aggiunto, cioè l'autonomia, l'essere l'autodeterminazione in questo senso. Però, ecco, con il peso finanziario, economico dell'appesantimento pensionistico, è chiaro che questo toglie risorse importanti, fondamentali. E allora in questo senso noi abbiamo fatto anche un passo in avanti, nel senso che poi ne parleremo nel corso delle giornate, delle iniziative che state realizzando insieme a noi per la fine di agosto. Ecco, la Camera di Commercio si è posta in una, almeno una duplice direzione. Da una parte in essere promotore, essere attore in questo senso di azioni di autofinanziamento, di finanziamento attraverso progettualità, progettualità che quindi dimostrano come, laddove c'è la qualità, la capacità, la visione, la bontà dell'azione, si possono realizzare. Quindi poniamo in cantiere non progetti, ma poniamo in cantiere ipotesi, idee da realizzare, idee, programmi, ma poniamo in cantiere elementi concreti. Noi siamo in un territorio bello, straordinario, complesso, esteso sul territorio siciliano, bagnati da due mari, con una significativa presenza anche di colline, promontori e monti, e quindi coniugare le azioni che possono venire dalle attività marine con quelle che poi sono anche le qualità del nostro territorio in termini non solo di punti significativi del turismo, come può essere Taormina, come possono essere le Isole Eolie, ma come possono essere anche i Nebrodi, le coniughiamo con appunto questa diversificazione, questa opportunità straordinaria che il nostro territorio ci consente. E quindi, dicevo, essere in questa posizione geografica all'interno dello stretto, per esempio, ci ha permesso di cogliere un elemento significativo, e cioè
quello di andare, e questo non vale solo per ciò che è stato proposto e che ha avuto il favore del Ministero in termini di finanziamento, ma questo è un elemento che ci mette nelle condizioni, come dire, di valorizzarlo anche in funzione di quello che è l'altro, il secondo filone a cui mi voglio riferire. E quindi, da una parte, dare connessione e dare soprattutto la possibilità, in un momento in cui queste connessioni trasportistiche all'interno dello Stretto di Messina sono funzionali ma non funzionanti, nel senso che soprattutto sono scollegate tra loro, quindi dare una centralità e dare soprattutto a chi deve attraversare lo stretto, avere un e quindi dare la possibilità di avere con un software dedicato contezza di ciò che offre la mobilità all'interno dello stretto è un elemento significativo. Questo si è fatto attraverso una sinergia istituzionale con altri soggetti come la Camera di Commercio di Reggio Calabria, come il Comune di Messina, e quindi ecco la collaborazione, la capacità di stare insieme agli altri attori che operano sul territorio dal punto di vista istituzionale, dicevo, è l'altro elemento sul quale noi stiamo poggiando il nostro impegno. Proprio perché oggi più di ieri è fondamentale e necessario avere una sinergia e una capacità di relazioni, ma soprattutto una condivisione di progetti, di proposte, di realizzazioni che vadano in una direzione unica e che evitino quello che poi è lo spezzatino o quello che addirittura poi si alimenta come una confusione che non aiuta, non favorisce in questo caso né la mobilità delle merci né la mobilità delle persone e neanche l'ipotesi di sviluppo strutturato di un territorio come il nostro. Ecco, quindi grande dinamismo e grande progettualità condivisa, perché possiamo usare questo termine, da parte della Camera di Commercio di Messina. Lei ha parlato dell'importanza dei trasporti, dell'importanza del collegamento, tant'è che avete appunto realizzato di concerto con la Camera di Commercio di Messina un importante progetto in tal senso, ma le chiedo un altro aspetto molto importante che nei giorni scorsi proprio ha preso e occupato tutte le pagine dei principali quotidiani nazionali, le pagine dei principali telegiornali, sono state le dichiarazioni del ministro Giovannini appunto sulla idea di partire con il ponte sullo stretto, anche se sappiamo che per il momento si sono solo stanziate risorse per i tecnici di Italferr che devono realizzare ovviamente lo studio di fattibilità. E del ponte lo stretto, Genovese, se ne parla da oltre 60 anni, ma io le chiedo, è forse arrivato davvero il momento di realizzarlo per ridurre quel famoso gap logistico dell'intero Mezzogiorno? Quando la politica non vuole fare qualcosa, o istituisce una commissione o dà incarico per uno studio di fattibilità. È quello che sta continuando ad accadere. La realizzazione del ponte sullo stretto era arrivata a un punto straordinario di realizzazione. Si era quasi pronti per partire. Sì, ma si era appaltata la realizzazione del ponte sullo stretto nei primi anni, nel 2010, nel 2011 si era appaltata la realizzazione del ponte sullo stretto. Allora io mi chiedo, se nel 2010 tutti gli studi precedentemente realizzati nell'arco dei 60 anni a cui faceva riferimento, 50 a cui faceva riferimento, avevano portato alla produzione di un progetto definitivo, di un progetto cantierabile e addirittura all'affidamento a un consorzio di aziende internazionali per la realizzazione di un ponte a campata unica. Mi chiedo, avevano sbagliato tutto? È così. Perché altrimenti io non capisco. Per chi come me ha da sempre sposato la tesi del ponte non come realizzazione di un manufatto che collega due regioni, ma come realizzazione di un manufatto che sposta
o che sicuramente potrebbe, ma che sicuramente sposta il baricentro dell'interesse dell'economia, dell'interesse all'interno della nazione, dal nord, dal centro-nord al mezzogiorno, e che quindi riequilibra quello che è un gap sul quale ancora oggi noi ci troviamo a dover confrontarci. Ecco, per chi come me appunto si è occupato del ponte in tutti questi anni, beh, devo dire che continuiamo ancora con le beffe. È evidente che questo riequilibrio, grande parte di interessi economici, politici della nostra nazione non lo vuole, e lo hanno dimostrato non solo rispetto al ponte, ma lo stanno dimostrando anche rispetto a quelle che sono le risorse del Piano Nazionale di Resilienza e di Riequilibrio, perché faccio un esempio banale, ma a me piace farlo. Quando la Germania si è riunificata, la stragrande maggioranza degli interventi, delle risorse, degli interessi sono andati verso la Germania Est per un riequilibrio e quindi per ricucire per ricucire anche una nazione che aveva bisogno di essere, di ridiventare nazione unica, e quindi di non potersi permettere come dire, una locomotiva e un vagone che gli andasse appresso. Bene, oggi, ma non solo oggi, ma il Mezzogiorno oggi è in queste condizioni, è nelle condizioni in cui ha bisogno di non essere più vagone, ma di essere un'altrettanta locomotiva. E le risorse che sono state investite, che vengono investite nel PNRR, sono risorse residue rispetto a quello che dovrebbe essere l'impegno. Io non dico che bisognava investire il 100% del PNRR sul Mezzogiorno. Sicuramente doveva essere almeno il 70-75% e non il 40% fasullo. Sì, che ci propongono. Io faccio un esempio concreto su una specie di gioco delle tre carte, perdonatemi la banalità del riferimento, ma all'interno del PNRR sono state previste delle risorse per la realizzazione, o meglio, per la soluzione del raddoppio ferroviario Messina-Catania. C'è un tratto Giampilieri-Fiume Freddo che è ancora a binario unico ed è stato investito, sono state investite gran parte delle risorse, circa 2 miliardi, per completare il raddoppio, non l'alta velocità, badiamo bene. Bene, oggi questa tratta, diciamo, è stata già appaltata. Ma perché è stata appaltata questa tratta? Perché le risorse, i progetti e la realizzazione erano già stati finanziati dal CIPE almeno un lustro fa. E allora quelle risorse che servivano per questa realizzazione vengono sicuramente distratte e distorte per altri progetti che non vanno al Mezzogiorno. E questo l'esempio, ma questo vale anche per la Catania-Palermo, sempre raddoppio ferroviario. Diciamo che lei prima ha portato il caso e della quindi Germania. È evidente che il 40% è fittizio. E allora, ponte, PNRR, cioè noi continuiamo a perdere nel Mezzogiorno tutte le opportunità che ci passano. E allora è evidente che in questo senso e in questa direzione che non è più un fattore economico, ma diventa una volontà politica per la quale che bisogna, a mio avviso, in tutti i modi contrastare. Tenga presente che, per esempio, per tornare al ponte sullo stretto, per la realizzazione del ponte sullo stretto, si sono espresse tutte le organizzazioni del mondo del lavoro a favore, si sono espresse anche i territori, enti locali, regioni a favore della realizzazione. Se ancora ci propongono come dire, si dà incarico per una ipotesi di fattibilità di un ponte che da campata unica va a finire a tre campate, significa almeno 10 anni di progettazione e significa, cioè, rimandare sine die. Questo significa non fare una tempistica del 2023 per avere risultati, ma potrebbe sembrare, come in tanti osservatori ritengono, soltanto un modo per prendere tempo e continuare a non fare quest'opera. Ma sì, perché guardi, realizzare le tre campate significa realizzare due piloni in mezzo al mare, praticamente. Questo
con quello che comporta in termini di studi, non solo, come dire, non solo strutturali, ma anche quello che sono poi gli studi geologici. Ci si avvicina sempre di più a quello che sono le faglie che sono presenti all'interno dello stesso. Cioè è proprio un modo per dire non ne facciamo nulla. Così come questa soluzione è figlia di quella precedente, quando c'era il precedente governo, più o meno eravamo nello stesso periodo dell'anno precedente, e si è messa in piedi una commissione per andare a verificare la fattibilità tra ponte a campata unica, ponte a tre campate e tunnel. Chiaramente quello che è venuto fuori è stata l'insostenibilità di queste di soluzioni alternative alla campata unica, con come dire, un ulteriore appesantimento e quindi un ulteriore rimando sine die. Non si ha il coraggio di dire che non si vuole, non si vuole fare, e soprattutto non si vuole dare un'opportunità al Mezzogiorno, perché la realizzazione del ponte sullo stretto, come dicevo prima, non è un problema di connessione di due regioni, a parte il fatto che si realizzano in tutto il mondo ponti anche per connettere e per dare opportunità a paesi o a isole con 50.000 abitanti, noi siamo un po' di più. E poi quello che conta, ecco, anche lì, quando io sento parlare di economicità, di sostenibilità economica, mi viene l'orticaria, perdonami, perché alla fine non è la realizzazione delle strade non è mai stato un problema di sostenibilità economica, semmai la realizzazione di strade, o in questo caso del ponte, che in fondo non è una strada che connette i territori, sono le strade che danno opportunità. E quindi non si bada a fare, voglio dire, ce l'hanno insegnato i romani. Quando andavano per territori, la prima cosa che realizzavano erano le strade di connessione. È fondamentale, ma rispetto a quello che si diceva prima, ricordiamo che contrariamente alla Germania, che ha investito appunto tutti i propri sforzi per poter parificare il livello delle due separate nazioni che si tornavano ad unirsi, in Italia purtroppo il divario nord-sud è peggiorato dal dopoguerra ad oggi, se andiamo a vedere i dati. Quindi veramente una politica per il sud concreta, reale, non è stata fatta, ma lo sappiamo anche, ne abbiamo prova anche quando si è iniziato a discutere delle risorse stanziate per il PNRR. Dicevamo appunto, siamo intorno al circa il 40%, anche molto discusso. E beh, in tanti sostenevano che bisognava dare più, anziché al sud, più soldi al nord, perché è la locomotiva del paese, senza capire che una locomotiva rischia di deragliare se i binari dietro, se vogliamo rimanere in una similitudine con il mondo ferroviario, rischia di deragliare se magari non vengono curate anche lo stato d'arte di manutenzione dei binari che sono collegati alla locomotiva. Però c'è un altro aspetto molto importante che volevo toccare, genovese, è quello del turismo, perché la Sicilia negli ultimi anni stava dimostrando veramente un grande dinamismo nel settore turistico, che rappresenta un aspetto economico, ricordiamo, non indifferente per il vostro territorio, perché insomma la Sicilia ha bellezze paesaggistiche, ma anche di cultura, di arte, di storia, di tradizione veramente importanti. Le chiedo che ruolo potrà avere il turismo per lo sviluppo economico occupazionale della provincia di Messina? Può avere un ruolo importante, fondamentale, ma non esaustivo, perché io continuo a sostenere che non può esserci solo ed esclusivamente un settore su cui bisogna impegnarsi, ma uno sviluppo del territorio è tale se riesce ad avere elementi di sostenibilità su tutti i settori della produzione, a partire dal settore primario a finire anche al settore industriale, per il quale e sul quale bisognerebbe fare una riflessione molto seria e compiuta. Il turismo è un'opportunità straordinaria che noi abbiamo grazie alle condizioni climatiche, grazie alle bellezze artistiche, paesaggistiche, del nostro territorio, se riusciamo però a fare un'operazione anche qui di sinergia e di programmazione che non sia lasciata al caso, che non sia lasciata alla estemporaneità e che non sia lasciata solo ed esclusivamente a quelle a quei momenti, come dire, stagionali che portano in Sicilia gran parte dei visitatori.
Cosa voglio dire? Voglio dire che, lo dicevo all'inizio, il nostro territorio è variegato, offre quindi opportunità straordinarie, dal mare ai monti, soprattutto a quelle che poi sono le eccellenze culinarie, gastronomiche. In questo senso, stiamo lavorando e andiamo in quella direzione, noi dobbiamo far comprendere due cose. Dobbiamo dare, da una parte, dobbiamo far conoscere, rendere attrattivo il nostro territorio, dall'altra parte dobbiamo alimentare la consapevolezza, la qualità, la professionalità e il valore dell'accoglienza nei confronti dei nostri visitatori. Questo è un passaggio fondamentale. Noi lo stiamo affrontando con un'iniziativa che abbiamo messo in campo come Camera di Commercio, che abbiamo chiamato Destination Messina, che non è un progetto, ma è un percorso di consapevolezza, di condivisione, di valorizzazione di quello che sono tutte le nostre risorse. Messina in genere, dicevo, Taormina e le Isole Eolie. Taormina in particolare non è la fine, deve essere l'inizio, la porta di accesso a quelle che sono le opportunità, intanto per la provincia di Messina, ma anche per tutta la Sicilia. Cioè, chi viene, chi visita un luogo, deve avere la conoscenza e deve sapere, deve essere orientato e deve essere coinvolto anche alla, come dire, alla fruibilità di altre esperienze, di altre opportunità nel nostro territorio, che ci sono, che bisogna valorizzare e che bisogna mettere in rete. Beh, assolutamente sì, avremo modo di parlarne in maniera molto approfondita durante i nostri 3 incontri d'estate, che ricordiamo saranno a Messina il 24, a Milazzo il 26, a Taormina il 28 agosto. Tanti saranno gli ospiti che parteciperanno ai nostri incontri, tra cui, oltre ad esponenti anche istituzionali della regione, ci sarà anche il presidente dell'ENIT, l'Agenzia per il Turismo Italiano, con cui cercheremo di ragionare proprio su queste idee che oggi lei ci stava anticipando, Taormina come porta d'ingresso per la Sicilia. Quindi la persona, l'ospite, il visitatore che arriva a Taormina non si limita a godere delle bellezze di quel territorio, così come delle Eolie, ma deve avere una offerta integrata, deve essere accompagnato a scoprire tutte le bellezze che la Sicilia racchiude in sé. Genovese, io la ringrazio veramente per questa chiacchierata, per questo approfondimento che abbiamo fatto. E, grazie a lei. E appuntamento ai nostri ascoltatori in presenza fine agosto per incontri d'estate 2021. Grazie mille a tutti. Grazie ancora.